Saranno una gara nella gara le elezioni per Roma del 3-4 ottobre. I cittadini della capitale, oltre al sindaco e chi tra 1.800 candidati siederà nel prossimo consiglio comunale, dovranno scegliere anche il presidente del proprio municipio di residenza. Al momento di entrare nel seggio, i romani riceveranno due schede: quella azzurra per eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale della città e quella verde per votare il presidente dei rispettivi 15 municipi in cui è divisa la capitale. Anche qui sarà una lotta serrata, visto l'alto numero di aspiranti a governare lo stesso territorio di Roma.